non togliermi il tuo sorriso, non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l'acqua che d'improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d'argento che ti nasce. Dura è la lotta e torno con gli occhi stanchi, a volte, d'aver visto la terra che non cambia, ma entrando il tuo sorriso sale al cielo, cercandomi, ed apre me tutte le porte della vita. Amor mio, nell'ora più oscura sgrana il tuo sorriso, e se d'improvviso vedi che il mio sangue macchia le pietre della strada, ridi, perché il tuo riso sarà per le mie mani come una spada fresca. Vicino al mare d'autunno il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma, e in primavera, amore, voglio il tuo riso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia patria sonora. Riditela della notte, riditela delle strade contorne dell'isola, riditela di questo rozzo ragazzo che ti ama. Ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno, quando tornano i miei passi, negami il pane, negami l'aria, negami la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morirei. Pablo Neruda, per il vostro sorriso e per darvi il benvenuto a questa bellissima serata dedicata al risveglio della femminilità e della gioia di vivere. Come ogni anno, Alessandra ci vuole regalare questa piccola chicca di incontro con noi stesse, perché sa bene lei, essendo operatrice della bellezza ormai da 12 anni, quanto la bellezza fisica parta in realtà dall'interno. È proprio per questo che ogni anno ci dedica questo momento di incontro, sostenuta anche da bravissime dottoresse che invece prendono la bellezza e il benessere da altri punti di vista, non solo estetici ma anche interiori, e riportando tutto in questo suo centro. Anche quest'anno, oltre a questo momento di incontro, vi ha regalato un piccolo omaggio che vuole essere anche un augurio natalizio per voi, e probabilmente qualcuno ci si è seduto sopra, ma chi lo ha notato lo può riprendere in mano. All'interno di quel fascicolo rosso c'è uno sconto del 10% per i trattamenti viso che potete usufruire fino al 31 gennaio 2017. Un modo per dirvi buone feste nel nome però della salute e della bellezza. Questa sera con noi, oltre a Alessandra, che è timidissima nonostante in realtà abbia un carattere esplosivo, però poi quando si tratta di parlare in pubblico è timidissima, ci saranno la dottoressa psicoterapeuta Oriana Broccolini e la dottoressa Cristina Novello, che invece è una docente di yoga, oltre che di tante altre belle attività. Questa sera parleremo, tramite la dottoressa Oriana Broccolini, del ruolo della donna nella storia, delle cause del disagio sul proprio corpo e delle chiavi di lettura dei vari malesseri. Quindi drizziamo le orecchie, perché grazie a Oriana magari riusciremo a leggere meglio i segnali del nostro corpo, e perché no, cercheremo di migliorarci, perché tanto il nostro essere donne è essere una continua caldera di cambiamento, di emozioni e di sensazioni. Invece, tramite la dottoressa Cristina Novello, insegnante yoga, cercheremo di imparare e di capire meglio il benessere corpo-mente, questo sottile equilibrio che invece grazie a Cristina Novello cercheremo di mettere in circolo, perché so anche che ci sarà una sorpresa per voi, tra l'altro, sentivo da dietro. E quindi preparatevi, perché non sarà soltanto un incontro, ma sarà proprio una grossa chiacchierata, un grosso abbraccio offerto da Obiettivo Benessere di Alessandra Di Francesco, al quale dedico un applauso. Va bene, a questo punto io passo la parola a Oriana Broccolini e mi godo anch'io il convegno. Buonasera a tutti. E la prima cosa a cui ho pensato, ho ricordato un po' l'esperienza dell'anno scorso, e di cui la tematica riguardava un po' la dieta mediterranea e il benessere del corpo a livello un po' più psicologico ed emotivo. E mi
ricordo alcune persone, quindi c'erano signore grandi, ragazze giovani, e ho pensato quale potrebbe essere il tema di quest'anno. E ho riflettuto un po' e ho proposto ad Alessandra, visto che siamo un centro di estetico, il tema della bellezza. Prima di poterlo proporre, però, ho fatto un lavoro su di me, nel senso mi sono chiesta dov'è la mia bellezza. E devo dire che in quest'ultimo tempo mi sono sentita più mamma che donna, per cui io ho un'esperienza di un percorso di adozione, quindi da 2 anni mi sono dedicata ad un figlio adolescente e la bellezza effettivamente è stata messa un po' da parte. Quindi ho riflettuto su questa tematica e so che cosa bisogna fare per essere belli. Si può essere belli a qualsiasi età, si può essere belli con qualche chilo in più, si può essere belli con qualche chilo in meno. Penso che l'importante è come noi ci sentiamo, tutto dipende dalla struttura anche del nostro corpo. Se non siamo alti non è che possiamo desiderare di essere alti, però possiamo desiderare di sentirci bene, e questo penso che sia il primo punto da fissare per la nostra storia. Quindi siamo tutte donne, donne comuni, donne straordinarie, però in qualche modo è di diversità, quindi ognuno può riflettere su che cosa sta vivendo nel proprio momento storico. E quindi mi sono, come dire, fermata un attimo, e c'è stato un primo segnale di ripresa, perché esattamente 2 settimane fa una mia amica ha compiuto 50 anni. Quando eravamo giovani, lei mi disse: quando faremo 50 anni, io non li ho ancora, però mi ci avvicino, voglio fare un viaggio e tu verrai con me. Quindi era un gruppo di amiche, all'epoca avevamo 30 anni e uscivamo spesso, non eravamo ancora sposate, quindi ci divertivamo, e questa amicizia negli anni è rimasta, però adesso qualcuno vive fuori, qualcuno vive qui, non ci vediamo più spesso, forse 2 o 3 volte l'anno adesso. E lei si è ricordata di questa promessa e mi ha detto: allora ci vieni con me. Io gli ho detto: ma come faccio? Dico, lei aveva pensato di viaggiare di 20 giorni, cioè una cosa proprio, ho detto un figlio, dice c'è un figlio grande. Dice: va bene, riduciamo, facciamo 3 giorni fuori e siamo partite. Quindi la prima volta che ho lasciato un figlio, siamo partite, siamo state insieme noi. E benessere che cos'è? È stato poter sentirsi liberi, sapere che questo figlio sta nelle mani sicure di un padre, di una nonna, e la possibilità di poter, come dire, chiacchierare, andare in giro, fare le cose che uno potrebbe fare sempre. Nella vita di tutti i giorni è importante potersi ritagliare un momento, no? È importante, ad esempio, durante la settimana, i psicologi cognitivi comportamentali sono molto ferrati nel cosiddetto planning giornaliero, no? E quindi danno il diario delle attività, e quello che fa star bene e che non fa star bene, quindi i doveri, quello che si deve fare durante il giorno: si deve studiare, si deve lavorare, si deve pulire casa, si devono fare le faccende domestiche. Però in questo famoso diario giornaliero c'è anche il momento di libertà, e quindi a seconda di chi abbiamo davanti, può essere uno studente, può essere una signora, può essere una casalinga, il momento libero ci deve essere. E a volte, nel momento in cui si guarda questo momento libero, la cosa più triste è quando qualcuno mi dice: non ho nessuno con cui parlare, o quando mi dice: oggi non ho fatto niente di bello. Quindi il momento libero è incominciare ad avere, come dire, rispetto e cura per se stessi. Quindi non è solo il parrucchiere una volta alla settimana, che forse rientra un po' nella cultura del femminile, non è soltanto il centro estetico, magari non tutti vengono, non tutti spesso vengono, magari vengono alle feste, forse un po' di più, vengono prima dell'estate, quindi ci sono, diciamo, delle tradizioni e delle culture sul femminile. Benessere è dedicarsi a se stessi ogni giorno, quindi a partire dalla mattina. Nel mio intervento io voglio fare un po' un excursus storico e andare indietro nel tempo, proprio per capire come donne chi siamo e come siamo state viste nella storia. E devo dire con sorpresa
visto che ricordavo un po' l'ultimo secolo, nella storia abbiamo avuto dei momenti in cui siamo state considerate delle grandi persone. E quindi questo ve lo volevo un pochino anche condividere con voi, no? E spero che riusciate a vedere. Nella storia la donna ha avuto vari ruoli, sia positivi che negativi. Forse il ruolo più negativo è stato il periodo in cui, o quello che ci possiamo ricordare meglio, no? È l'ultimo secolo, no? In cui la donna rispetto all'uomo è stata sempre considerata inferiore, quindi c'era la famiglia patriarcale, l'uomo che comandava, l'uomo che lavorava, e la donna era, diciamo, sia sin dall'antichità dedicata alla cura dei figli e del focolare domestico, quindi questo un po', fino ad arrivare poi alla parità di diritti e a il diritto di voto anche delle donne. Casualmente domani andiamo a votare, per cui diciamo è un nostro diritto che abbiamo acquisito. E pian piano nel tempo è quasi emerso che la donna è più capace di organizzare più cose insieme, questo deriva anche da studi anche biologici e fisiologici, quindi la donna ha quella capacità, e questo penso che lo ritroviamo in ognuno di noi in una relazione con un maschile. L'uomo sa fare una cosa per volta è un po' più superficiale. La donna è in grado di saper organizzare più cose, quindi ha una capacità e una mente anche più complessa. Mi ricordo una lettura molto carina sullo sviluppo del linguaggio, in cui si diceva che la bambina dice tantissime parole e l'uomo, quindi il bambino, articola poche parole. Il linguaggio di una donna torna a casa e comincia a dire oggi mi sono sentita così, ho fatto questo e fatto quello, arriva l'uomo, torna a casa, come va? Bene. Una parola, mille parole, quindi è proprio una caratteristica fisiologica. Noi siamo delle persone diverse dal mondo maschile e quindi dobbiamo in qualche modo imparare a conoscerlo o a prendere quella forza che ognuno abbiamo. Perché non è casuale che c'è un'energia, questo poi Cristina magari ce lo saprà dire un pochino meglio, un'energia maschile e un'energia femminile in ognuno di noi. La chiamano la parte calda, la parte fredda, come volete. Però oggi, visto che siamo in ambito di istituto di bellezza, abbiamo un olio essenziale che ci permetterà, correggetemi poi se sbaglio, viene utilizzato per dei massaggi e poterlo utilizzare, quindi si chiama l'aromaterapia, quindi poter ascoltare anche semplicemente questo odore permette già di tirar fuori questa parte di noi, perché ci sono anche delle donne molto forti, no? Che possono sembrare e sentirsi molto mascoline, quindi questo molto dipende dal ruolo culturale, come sono state cresciute e come è anche in base al temperamento. Quindi non è detto che donna è simbolo di delicatezza, complessità. C'è un femminile, c'è un maschile in ogni parte nostra. Sono degli uomini anche che sono capaci di ascoltare, sono persone sensibili. Quindi il maschile e il femminile c'è in ognuno di noi. Questo olio, diciamo, vi permette oggi di riprendere un pochino contatto, e se vi sentite delle donne fragili emotivamente, psicologicamente, sappiate che c'è una parte che forse non avete, come dire, scoperto, che potete tirar fuori e potete andare ad equilibrare. Quindi benessere psicologico significa stare in armonia e trovare proprio queste energie in equilibrio. Quindi tutti abbiamo una parte più forte e una parte più fragile, con delle caratteristiche uniche e soggettive di ognuno di voi. Mentre, diciamo, poter essere qui, poterne parlare, poterci lavorare, mi permette anche di forse darvi delle indicazioni in più su cosa fare e come farlo. Quindi adesso mi piaceva invitare Luisa a leggere un po' quello che, in un libro che ho scritto alcuni anni fa, si parla della psicologia maschile, psicologia femminile, un po' per vedere se vi ritrovate. Quindi ci sarà una prima lettura di chi è questo maschio e una lettura di chi è
vediamo se vi ci ritrovate. Psicologia maschile. Spesso l'uomo mira al soddisfacimento fisico e per raggiungerlo attua nei confronti della donna uno pseudo corteggiamento. Si mostra gentile, disponibile, attento, romantico, interessato al dialogo, capace di dire la frase giusta al momento giusto. Un uomo perfetto. Ma poi, raggiunto l'obiettivo, diventa freddo, scostante, già impegnato ad individuare la sua prossima vittima. Per l'uomo è un semplice e divertente gioco di caccia, mentire, ingannare è lecito. Durante la caccia, il linguaggio essenziale crudo degli uomini si orna di quegli elementi di romanticismo, dolcezza, che le donne adorano. Perché dire «voglio il tuo corpo» e correre il rischio di far fuggire la preda, se posso conquistarla facendola sentire unica e speciale? Tutti gli uomini sanno che per conquistare una donna bisogna far leva sui suoi bisogni emotivi. Sentirsi importante, sicura, amata, protetta, di dialogo, affermazione, sentirsi compresa, sentirsi desiderata. E il risultato è assicurato. Un gesto, una parola, una telefonata, una sorpresa possono disarmare la donna più corazzata e difesa. Distrutta. Allora, questo era un po' il quadro, diciamo, che veniva dell'uomo. Non tutti saranno così, o comunque dobbiamo sapere che c'è una parte buona in tutti gli uomini. Quindi sta a noi cercare di, come dire, tirarla fuori. Non è a caso ad essere arrivato precisamente. Adesso vediamo che cosa si pensa del femminile. Psicologia femminile. Non tutte, ma la maggior parte delle donne possono rivelarsi abili manipolatrici per raggiungere i propri scopi. Prima del matrimonio possono mostrarsi solari, divertenti, dolci, passionali, per poi rivelare il loro lato oscuro. La maggior parte degli uomini dipingono le loro mogli come donne nevrotiche, ossessionate dalla pulizia, dal ruolo di madre, poco disponibili a concedersi a letto e a usare la loro carta di credito. Mia moglie è come uno specialista, me la concede su appuntamento. La vulnerabilità delle donne è data dal loro istinto biologico di maternità, che le porta a dare cure di maternage agli uomini. Le donne si sentono realizzate quando possono prendersi cura dell'altro, dare sostegno, quando possono ascoltare le loro lamentele e i loro problemi, quando possono dare un consiglio, ascoltare pazientemente. Le donne proteggono e difendono i loro uomini cuccioli. Attenzione donne, il troppo amore può trasformarsi in sofferenza o legame patologico. Gli errori che commettono più frequentemente in amore le donne sono quelli di illusione romantica, eccesso di emotività e difficoltà ad interpretare la realtà. Nella donna c'è una tendenza a condire la vita e le relazioni con il sentimento. Questo porta ad un abbaglio temporaneo della realtà che comporta una idealizzazione dell'uomo oggetto dell'amore e a creare una serie di distorsioni cognitive. La donna perde così la propria obiettività. Diventa incapace di vedere eventuali difetti, esagera nell'attribuzione di qualità umane e inizia a giustificare qualsiasi comportamento, pur di ignorare le incongruenze tra parole e comportamento. Questo è un pochino anche per dire che le donne a volte sanno essere furbe, quindi possono arrivare ad avere uomini che dipendono da loro, no? Quindi possono decidere qualunque cosa, o a volte invece l'essere opposto essere totalmente sottomesse. Quindi questa relazione maschile e femminile, uomo-donna, è molto complessa. Torniamo adesso un attimo indietro.
indietro e concentriamoci più su un aspetto tipicamente della donna, quindi come era stata considerata nell'antichità. E con sorpresa ho visto, facendo una piccola ricerca, che la donna era stata associata alla madre terra e in questo periodo c'erano le prime donne guaritrici, sciamane, per cui al momento del mestruo potevano effettuare dei riti di guarigione e quindi a loro veniva attribuita questa capacità di guarigione. E veniva molto paragonata quindi alla madre terra, quindi come una divinità capace di poter realizzare quindi delle profezie o delle guarigioni. Nella mitologia greca invece abbiamo il culto della dea Afrodite, che è la dea della bellezza e dell'amore, e una musa ispiratrice che vede nel proprio uomo tutte le proprie capacità. Quindi è quella persona che permette di realizzare i sogni dell'uomo, quindi è come fosse una messaggera che in qualche modo è quello che forse ancora oggi si fa, cioè quello che la donna fa, quello di sostenere l'uomo. Sto pensando adesso ai presidenti americani, no? Che hanno dietro queste grandi donne. Quindi la donna cerca ancora oggi di essere una dea, no? Cerca ancora di essere, come dice, una musa ispiratrice, no? Quella che soprattutto nel periodo dell'innamoramento, quindi nella prima parte della storia della relazione, crede nell'uomo, lo aiuta, lo sostiene, lo protegge, lo permette di realizzare proprio tutte le proprie potenzialità e risorse. Invece nel Medioevo, come vi avevo accennato anche prima, la donna veniva vista come una persona negativa, quindi era addirittura una strega. La capacità e l'intuito femminile molto spesso veniva confuso con stregoneria, quindi era un oggetto di persecuzione, condannate al rogo. Nell'Ottocento è qui che si diffonde quindi la cultura patriarcale di cui vi parlavo prima, no? E sia la donna, in questo c'è il dominio dell'uomo, e la donna inizia a lottare per emanciparsi fino alla metà del Novecento. Oggi come oggi la donna viene riconosciuta come una persona libera, dobbiamo dire nella maggior parte dei paesi. In alcuni paesi ci sono ancora delle culture retrograde, ad esempio nei paesi islamici, quindi la donna ancora oggi deve lottare. E ancora oggi, in cultura dove la donna è libera, ci sono queste mentalità antiche dove deve ribellarsi a dei soprusi. Quindi comunque ci sono ancora, diciamo, non abbiamo raggiunto una piena parità, a volte solo, come dire, di nome più che di fatto, quindi è anche un fenomeno di tipo culturale. E siamo noi, nel piccolo, che dobbiamo cercare anche di tirar fuori, come dire, questa nuova cultura, no? Della parità, ma non quella di voto, la parità proprio interna. Quindi se non ci sentiamo noi il diritto di chiedere, non ci si può, come dire, far capire all'altro che non riusciamo, che abbiamo diritto di fare quello che fanno gli altri. E successivamente vi ho presentato, vi porterò il diritto dell'assertività, cioè il diritto che si ha come essere umano, quindi adesso non c'è né maschile né femminile, cioè quello che ogni persona avrebbe il diritto di essere e di fare. Quando è che si comincia a star male? L'adolescenza è un periodo molto delicato, e viene detto un fenomeno transitorio perché ci sono una serie di cambiamenti, ma è il momento in cui una ragazza può generalmente iniziare a sviluppare i propri dubbi e i propri timori rispetto alla propria bellezza. Si guarda allo specchio. Oggi come oggi questo, diciamo, questa problematica si è stata anticipata, quindi non è più nell'adolescenza ma in bambine che hanno già 8-9 anni, quindi possiamo riscontrare un pochino queste patologie. Si guardano allo specchio e non si piacciono. Magari sono prese a scuola in giro perché sono un po' robuste, ma perché portano gli occhiali, ma hanno un vestito magari non bello. Quindi il motivo della presa in giro
e come dire, oggi come oggi qualunque, anche un ragazzino troppo bravo può essere oggetto di bullismo, no? Ad essere preso in giro. Quindi tornano a casa, e parlo del femminile perché questo, diciamo, queste problematiche sono un po' più in alta percentuale al femminile, e tornano a casa e cominciano a guardarsi allo specchio, cominciano a mangiare, e quindi possono registrare dei fenomeni alimentari come l'anoressia e la bulimia. L'altro tipo di disturbo che si può manifestare è la dismorfofobia, cioè ossia guardarsi allo specchio e non piacersi. Molto spesso persone che vengono in studio sono delle ragazze molto belle, o questo può capitare anche al maschile, naso perfetto, altezza, magari loro, per loro un piccolo particolare diventa un complesso, quindi è un'alterata percezione della propria, del proprio corpo. Quindi in questo caso parliamo proprio di patologia. Non è la persona che non è contenta perché non è tanto alta, quindi parliamo proprio di una amplificazione esagerata e di un riconoscimento soggettivo di una, come dire, normalità di quella persona. Quindi è un'età molto delicata in cui si strutturano questi primi dubbi e queste preoccupazioni ossessive che poi creeranno in futuro delle patologie o delle nevrosi. Altra fase molto delicata è, è il distacco della famiglia, dalla famiglia, quindi a seconda di come ci siamo svincolati dalla famiglia di origine riusciamo a uscire fuori di casa, quindi quello è un altro momento molto, molto delicato. E per la donna gli altri due momenti molto delicati sono la maternità, quindi come si vivono i cambiamenti ormonali e come si vive a livello anche di fantasia la nascita di un figlio, quindi tutto ciò che riguarda rientro dopo separazione, quindi siamo sempre nella tematica dello svincolo. Poi c'è tutta la tematica dell'autorealizzazione affettiva ed emotiva. Ho una relazione che mi soddisfa, sono contento di questo partner, di questo fidanzato, sono contento del mio lavoro, in un momento di crisi così. Abbiamo anche il fenomeno di molti adolescenti, molti giovani, che ad esempio, non mi ricordo il termine, però sono quelli che non fanno niente, non studiano, non lavorano, e loro come si sentono? Sono contenta del mio lavoro, riesco a trovare un lavoro, tutto il fenomeno adesso che c'è del trasferirsi all'estero, no? Quindi un ragazzo di... italiano che decide di andare a Londra, lì ne incontrare tantissimi, quindi è un momento storico un po' particolare, quindi questa autorealizzazione è già difficile di per sé e bisogna metterci molta, molta pazienza e molta determinazione per riuscire a realizzarla. E poi abbiamo le tappe classiche che potrebbero essere quelle della convivenza, del matrimonio, nascita dei figli piccoli, che diventano poi adolescenti, fino a raggiungere la fase del nido vuoto, cioè l'uscita dei figli grandi. E poi ci sono tutta una serie di eventi che vengono chiamati eventi imprevisti del ciclo vitale, che sono appunto le separazioni, i lutti, una malattia, dei trasferimenti, perdita di lavoro, l'alta conflittualità, catastrofi naturali. Quindi per leggere i propri traumi dobbiamo usare questa linea di lettura, linea del tempo. E vi ho fatto un esempio di una persona che ad esempio a 10 anni ha avuto la morte della nonna con la depressione quindi conseguente della madre, a 25 anni una rottura sentimentale, a 29 anni il terremoto, quindi almeno uscendo da qui vorrei che voi aveste questa nuova conoscenza della linea del tempo interiore e personale, quindi sapere che ci sono degli eventi che sono codificati, che vengono letti come eventi stressanti, un trasferimento, non so se ce l'ho messo, il trasferimento è anche un evento stressante, quindi da una casa all'altra, da una città all'altra, quindi ripercorrere la propria storia personale con la consapevolezza di quali sono gli elementi che hanno caratterizzato la propria vita, sia in negativo
molto importante. Poi questo era quello che vi dicevo prima, no? Cioè la capacità di esercitare i propri diritti assertivi per ogni essere umano. E sono quindi la capacità, io ve li leggo perché non so nemmeno se voi li avete mai applicati nella vostra vita, e quindi quello che vi invito a riflettere è proprio la capacità di dire: questo diritto io ce l'ho come essere umano, nella mia vita lo esercito? E se non lo esercito, lo posso esercitare? E se non lo posso esercitare, perché? Quindi riflettete un pochino su quello, su questo nuovo termine che è l'assertività. Mi piacerebbe che vi leggesse Luisa, così da più enfasi. Scusate le segni di spalle. Ho il diritto di dire no a richieste e domande che non posso esaudire. Ho il diritto di esprimere le mie emozioni belle o brutte, che siano dispiacere, dolore, rabbia, felicità. Ho il diritto di cambiare idea. Ho il diritto di sbagliare e imparare dai propri errori. Ho il diritto di chiedere aiuto e altro. Ho il diritto di perseguire i miei valori. Ho il diritto di essere me stesso. Ho il diritto di dire no. Ho il diritto di dire non lo so. Ho il diritto di dire ciò che penso. Oltre a questo, io vi vorrei lasciare, prima di passare la parola a Cristina, con il decalogo della felicità, cioè le 10 regole che sono importanti, quindi oggi uscite con due informazioni, i diritti dell'assertività e il decalogo della felicità. Entrambi spero che vi possano dare degli spunti di riflessione su quello che voi dovete fare per migliorare la vostra vita. E, ed è un augurio, visto che siamo nel periodo di Natale, di che ognuno di voi riesca a cogliere un pochino, come dire, il punto da cui partire per andare a evolvere la propria vita. Prima di amare l'altro, impara ad amare te stesso e a prenderti cura di te. Non annullare te stesso nello sforzo di amare l'altro. Analizza i tuoi bisogni, chiedi cosa hai bisogno. Impara a conoscerti e a passare del tempo in compagnia di te stesso. Cerca di osservare e conoscere l'altro. Non modificare te stesso per compiacere l'altro. Impara a dare il giusto nome alle emozioni. Sii consapevole dei giochi e degli inganni d'amore. Non chiamare amore un buon sesso o una buona amicizia. Non si può parlare d'amore se non si condivide una quotidianità e dei progetti comuni. Non soffocare la libertà di realizzazione ed espressione dell'io nella dimensione del noi. Grazie, Oriana, ti voglio qua per un applauso. Invece ci parlerà del benessere, corpo e mente, grazie alle sue grandi conoscenze dello yoga, della cultura orientale, piccole, sì, in evoluzione, in evoluzione, in continua evoluzione. Grazie Cristina. Grazie a voi. Allora, prima di piccoli regalini, qua io ho portato, vi ho fatto una fotocopia di una poesia di un maestro indiano, anzi vietnamita, un monaco vietnamita che mi piace molto, e anche delle affermazioni, se vuoi darne una persona, delle affermazioni che si utilizzano durante la meditazione. Questo maestro, Thich Nhat Hanh si chiama, utilizza per dare un impulso positivo alla meditazione. Questo maestro un maestro di buddismo zen, e noi abbiamo la fortuna di avere a Castelli un piccolo monastero suo, scoperto da poco, perché faccio meditazione e quindi mi interessava. E ho trovato che lui è in Svizzera adesso, in Francia. E c'è questo piccolo, questa casa di legno molto carina, dove fanno corsi, dove ci si può passare qualche giornata con dei ragazzi degli studenti e fare
meditazione aiuta a crescere, aiuta a essere più belli. Abbiamo parlato di cammino ambiente di bellezza esteriore. Quando Oriana parlava, tante cose mi suonavano anche nel mio sentire e nella mia ottica di bellezza interiore che cerco di coltivare. E questo si può fare attraverso lo yoga, attraverso il tai chi, attraverso la meditazione, attraverso tante cose ci sono, si possono utilizzare. Sono percorsi, sono vie, sono sentieri evolutivi che portano gradualmente a un cambiamento. Sono lunghi, certo non è una cosa veloce, però dipende anche da dove parte la persona, perché ci sono persone che io mi accorgevo, ho insegnato per anni, magari mi arrivava un allievo, rimanevo a bocca aperta perché questo sentiva cose che io avevo messo 10 anni ad arrivarci, a capirle, a sentirle. Ognuno parte dal proprio livello di evolutivo e di risoluzione anche di problematiche, di problemi interiori. Fa benissimo anche energetico, va benissimo anche un bravo analista, anche uno psicologo, tutto quello che ci serve, secondo me va preso, va per aiutarci a crescere, per aiutarci a risolvere le problematiche. Perché? Perché ci portiamo dietro delle grosse sofferenze, sono le sofferenze di noi bambini. Volevo leggere una piccola cosa che sempre dice il maestro, fare pace con se stessi si chiama, dove parla di un bambino interiore, un bambino noi, sofferenti, tristi. Cioè, in ciascuno di noi c'è una piccola bambina, un piccolo bambino che soffre. Da piccoli tutti abbiamo trascorso momenti difficili e molti hanno subito traumi. Spesso cerchiamo di dimenticare i periodi dolorosi per proteggerci e difenderci da future sofferenze. Ogni volta che entriamo in contatto con l'esperienza della sofferenza, crediamo di non poterla sopportare, ricacciamo i sentimenti e i ricordi giù, in fondo al nostro inconscio. Forse non ci curiamo da diversi decenni di quel bambino dentro di noi. Però il bambino, quel bambino o bambina feriti sono presenti in noi, in ogni cellula del nostro corpo. Non c'è cellula del nostro corpo che non li contenga. Non è necessario andare a cercare lontano nel nostro passato, è sufficiente che guardiamo in profondità e possiamo entrare in contatto con lui o lei. La sofferenza di quel bambino, di quella bambina ferita, abita in noi. Quindi mi viene a dire, se non ci prendiamo cura noi, di noi, a chi lo chiediamo? Molte volte c'è un atteggiamento di richiesta agli altri, al compagno, ai figli, fammi felice, dammi quello di cui ho bisogno. Ma se non cominciamo noi a conoscerci e a darci ciò di cui abbiamo bisogno, nessuno ce lo potrà mai dare. E questa è una strada, questa, lo yoga anche, per metterci in contatto, in comunicazione con noi, capire a che livello siamo e da là, mattone dopo mattone, ricostruire la nostra strada, la nostra casa. Ecco, spesso questo maestro dice ritornare a casa, che vuol dire? Vuol dire soltanto ritornare dentro di noi e sentire il nostro respiro. Soltanto ritornando nel nostro respiro, a volte si ritorna a un momento di serenità, di centratura. Lo yoga, ad esempio, è una tecnica millenaria dell'India. Loro ci sono arrivati molto prima di noi a pensare che mente e corpo sono un tutt'uno e non sono, siamo delle cose separate. Non è che c'è, per qua sono santa, giusto, una poco di buono, cioè tutto il corpo esiste nel suo insieme. L'equilibrio si ottiene dall'armonizzazione dei chakra, che sono dei centri di energia, posti lungo la colonna vertebrale. Sono immagini simboliche, non è che abbiamo questi centri di energia. Se no, considerando quello più basso è il chakra del io sono, che vuol dire prendo coscienza che esisto. Già questo è il primo passo, c'è chi non si sente neanche veramente essere esistente. Io sono, poi abbiamo il livello del sottolombelico, dei genitali, abbiamo io sento, la nostra sessualità, il nostro sentire, la pancia io posso. Quindi io posso fare le cose, io affronto il mondo, io posso affrontarlo, posso affermarmi. Poi il cuore, io amo. Con tutte conquiste però, perché
ci sono centri più attivi, altri meno. Io amo, io comunico a livello della gola, della voce e io intuisco, perché l'ultimo centro energetico è quello che ci dà anche quella capacità di sentire le cose un po' prima che succedano, no, non preveggenza, è proprio sentirle, senza bisogno di ragionarci su. Sento che non va bene per me, sento che questa cosa non mi nutre, non mi fa bene. Però la desidero lo stesso, però mi piace, vabbè, lo faccio con consapevolezza, sapendo che magari dovrò pagare qualcosa, mi prendo le mie responsabilità, la faccio lo stesso, però no, speriamo che vada bene, speriamo che cambi, speriamo che in fondo qualcosa, un miracolo succeda, no, lo fa, cioè sono consapevole di ogni più possibile consapevole di quello che stiamo facendo, perché la responsabilità è personale, è nostra, non possiamo poi darla a nessun altro. Yoga, torniamo al mondo, yoga. Yoga vuol dire unione, quindi proprio è Hatha Yoga, Hatha, sole e luna, quindi le due energie, maschile e femminile, unite. Quindi ritrovare questa interezza, questa unità in noi. Lo stesso in principio yin e yang della medicina cinese, questo nel Tai Chi. Anche là sono i due principi opposti, il maschile, yin e il femminile, lo yang è il maschile. Anche qua c'è una ricerca di equilibrio, come anche nell'alimentazione, nella macrobiotica ad esempio, si cerca tra lo yin e lo yang, che uno è il sale, lo yang, e l'altro è lo zucchero estremo, di avere un'alimentazione che sia più centrata, più in equilibrio. Certo gli zuccheri ci sono, certo il sale c'è, però il zucchero può essere quello dei carboidrati a lento rilascio, del riso integrale, dei cereali integrali, dei legumi. E lo yang può essere invece che quello della carne o del sale, può essere quello dei legumi, quello di certe verdure più amare. E in questo ambito anche le nostre energie si ripuliscono e diventiamo più sensibili, più recettivi, più equilibrati. Poi ognuno può scegliere la sua strada, perché sono appunto tante strade. Andare da uno psicologo, fare bioenergetica, fare analisi, però rispondere a questi impulsi, a questi desideri, invece di stare fermi, stare male, certo, no, è produttivo, serve, se sia l'unica possibilità. Certo che ha un costo di tempo, un costo economico anche, però è un investimento. Io ho speso un sacco di soldi in questo modo, investendo su di me. Perché quando uno sta male, che fai? Cerchi di venirne fuori. Sono la prima che quando ho qualcosa non me ne sto da sola, mi faccio aiutare, cerco aiuto. Poi mi piace cercare qualcun altro che sa più di me, che mi può aiutare, che mi dice guarda, prova questo. Che ne so, può essere anche un massaggio. Giorni fa ho fatto da un'amica un massaggio molto bello e sono andata con un peso nel cuore, una specie di vibrazione, dicevo, ma perché sto così male? Cos'è questa? Era paura un po' forse quello che sta succedendo attorno, o cose familiari, accadimenti. Mi ha premuto, dice, ma il meridiano qua è intasato, c'è la paura, c'è la mensa, c'è il fegato, se hai paura fatti così. Poi ho avuto una sensazione così bella di stare su quel lettino, un'ora e mezza mi ha massaggiata al calduccio, proprio di armonia, di apertura, e ho capito come testa e corpo siano strettamente connessi, legati. Era proprio una bella sensazione che mi è durata per un po'. Dopo stanotte che ho sentito qualche tremore di terremoto, mi è ritornato il tremore anche del cuore, mi sa che ci devo tornare a farmi massaggiare ancora. Però, insomma, se non è quello, almeno mi ha dato anche delle istruzioni, dice, per determinati punti che mi hanno aiutato. Non mi ricordo più, Ah sì, ritorno, salto un po' qua, un po' là, va bene così. Vi dico questo, quindi la yoga è una via, è una pratica che tutti possono percorrere, è un'antichissima disciplina. Ah ecco, dicevo, loro gli indiani l'hanno capita molto prima di noi, che c'è questa relazione corpo-mente.
Invece l'Occidente tende proprio a separare, anche la vita che facciamo molto frenetica, molto di corsa, tante cose da fare, anche loro le avranno da fare, però evidentemente nell'antichità riuscivano ad avere questi indiani a magari stare tranquilli, anche a fare gli eremiti, a scoprire questa cosa, che, questa disciplina che poi è molto aiutati, come il buddismo anche lì ci vuole il tempo per fare la pratica. Vabbè, allora la mattina uno si alza un pochino prima e ci faccio qualcosa per me, ok? Mi siedo e respiro, mi ascolto tramite degli insegnamenti, certo che non me lo invento, però si comincia leggendo una cosa, incuriosendosi e poi approfondendo. Siamo poco abituati ad ascoltarci, ma non abbiamo neanche gli strumenti per ascoltarci, voglio dire, siamo veramente abituati a fare, che ascoltarmi vuol dire ascoltare cose, i miei desideri, i miei impulsi, invece per ascoltarsi in profondità bisogna seguire un percorso. L'Hatha Yoga, ad esempio, è composto da asana, sono le posizioni mantenute nel tempo un po', quindi fa bene alla colonna vertebrale, ai muscoli, ai nervi, allunga, stende, potenzia, queste le asana, le posizioni. Poi c'è il pranayama sono tecniche di respirazione, anche là ascoltando il nostro respiro, vedendo come questo modifica l'atteggiamento mentale, se noi diventiamo un po', familiarizziamo un po' con il nostro respiro, ascoltandolo quando ad esempio abbiamo paura, quando siamo in ansia, vediamo com'è superficiale, com'è leggero, com'è alto. Allora lo yoga dice, approfondisci il tuo respiro, rimani sul tuo respiro, rendilo più profondo, ammorbidisci le spalle e piano piano anche la mente cambia, porta la tua attenzione a questo ritmo e vedrai che qualcosa succede. E c'è sempre l'esperienza, comunque, questo è bello, perché sempre si prova e si vede se funziona. E allora lo si prende, lo si accetta, lo si integra in noi. Questo è pranayama, respiro, quindi le asana, esercizi di respirazione e rilassamento. Imparare a rilassarsi è anche una grande cosa, un gran regalo che ci possiamo fare. Imparare a rilassarci, a mollare le spalle, a sentirci con i piedi per terra. Ed è forse l'asana più difficile, la posizione più difficile questa del rilassamento, che si chiama Shavasana, significa la posizione del cadavere, poco allegra, però rende l'idea, tutti i muscoli, tutto il corpo rilassato, la mente però vigile e attenta alle sensazioni e al respiro. Anche questa si conquista un po' alla volta, ci sono persone che messe distese, dicono per favore non fammi stare là perché ho in ansia, perché non reggono questo. Allora va bene, stai seduta, ascolta il tuo respiro e basta. Poi piano piano bisogna fidarsi anche, e affidarsi alla persona che ti guida in questo percorso. Quindi anche il rilassamento è molto importante. Per questo maestro Thich Nhat Hanh è proprio una tecnica di meditazione, il rilassamento profondo, lo guida, dando quelle indicazioni, quei messaggi positivi che sono sotto la poesia, di prendersi cura di sé, di volersi bene, di accoglienza, prima di tutto per se stessi, perché siamo molto spesso i nostri giudici più cattivi, più severi, più ingiusti, intolleranti, e non ce ne rendiamo neanche conto. Mi ricordo una cosa, una volta mi è successo un fatto, una specie di illuminazione, perché non ero contenta di una cosa che avevo fatto. E come al solito continuò a dirmi, ma che cretina, ma come hai fatto? Ancora una volta, ma non è possibile! Sembrava veramente una roba da fustigazione. E mi sono fermata e ho detto, lo sto facendo. Mentre prima leggevo che non bisognava fare così, ma non mi rendevo neanche conto che lo facevo. E mi è servito. Per cui prima di tutto anche prenderne coscienza, perché a volte sono belle parole, già sì, è bello, bello essere così. Però non si sente neanche, non c'è neanche la coscienza che lo stiamo facendo. E anche questo è. Non vorrei scoraggiarvi.
dire che è una cosa lunga, ci vuole un po' di tempo, perché per ognuno è diverso, non è detto che uno ci mette, cioè da dove si parte, da lì si comincia, l'importante è cominciare questo percorso. Non devo avere una domanda da farmi. Qualcuno di voi ha mai fatto yoga? Sì? Ti è piaciuto? Sì, sono 3 anni e mezzo. Ah, che lo fai? Rilassamento, come va? Facile, sì. Insomma, in prime volte no. Vero, sta con gli occhi sbarrati, così si molla le spalle, no? Ma che vuol dire? E là con il respiro, respirando, ma con respirazione sempre quella che distende, che rilassa, che fa sciogliere le tensioni. Ancora un aspetto fisico che influenza la mente, l'espiro, la respirazione. Ce l'ho fatta, faccio un respiro anch'io, ero un po' emozionata, un po', non sono abituata a parlare, di solito alle classi di yoga, così, qualche persona, qualche volta mi è capitato anche di illustrare queste tecniche. L'alimentazione è anche molto importante, l'ho detto, aiuta a mantenerci in equilibrio, anche piccole conquiste, smettere di fumare, i gesti che ci... di cura per prendersi cura di noi stessi, da cui anche andare ad avviare, tentarsi, farsi il massaggio, farsi il trimento, tante cose che ci fanno essere più carine. Se avete qualcosa da chiedermi, io penso di aver quasi già esaurito, no, cioè sarebbe fare qualcosa di pratico, non lo so se... Volete che facciamo una piccola... stare seduti perché possiamo abbassare un po' la luce, un piccolo consapevolezza del respiro, un piccolo rilassamento da seduti, la schiena dritta più possibile, le mani appoggiate o sulle gambe in grembo così raccolte, le palpebre abbassate, possiamo tenere gli occhi anche aperti, chiusi o chiusi come vogliamo. Sappiamo che stiamo inspirando ed espirando, sappiamo che stiamo espirando. È una pratica semplice, però può portarci grande, grande profondità. Prestiamo l'attenzione all'inspirazione, la riconosci, la lasci naturalmente andare, lasci andare passato e futuro e ritorna al momento presente. La cosa che ci aggancia al presente, qui e ora, è la respirazione. Inspiro. E so che sto inspirando, espiro e so che sto espirando. Non c'è passato, non c'è futuro, c'è solo qui e ora, in questo momento. Cominciamo così a generare l'energia della presenza mentale e della concentrazione. E coltiviamo la libertà dai pensieri, dal turbinio. Grazie Cristina Novello per questo grazie. Momento di magia che ci ha regalato, veramente bello e gradito. Grazie alla dottoressa Diana Broccolini per la sua riflessione e infine grazie ad Alessandro Di Francesco che ha organizzato questo. Ricordiamo che c'è anche un piccolo regalo per ognuna di voi,
vi ricordo che è nel flyer rosso, uno sconto del 10% da usare per la vostra bellezza, per coccolarvi, fatelo, perché veramente abbiamo visto quanto questi piccoli momenti possano fare bene alla propria bellezza. E l'ultimissimo ringraziamento va a voi che ci avete onorati con la vostra presenza e che avete reso così magico questo incontro. Grazie. Grazie a voi. Pubblicitaria, ci sono dei regalini per i vostri mariti imprenditori o cose da usare. Grazie. Grazie. Ah, ecco, sì, c'è un attestato di partecipazione, per così vi ricordate di questa grazie. Giornata di Francesco Emilia insieme. Grazie. Grazie Federico per la tua presenza, tanto l'unico maschietto, quindi gradite un caffè? No. Ci può stare? Sì. Qualche caffè? No, nessuno. Però un po' io il ghiaccio, se magari qualcuno mi sente. Caffè qualcuno? Due caffè. No, grazie. Non niente caffè. Chiaramente se volete fare delle domande se volete fare delle domande alla dottoressa dovrei fare la posizione vostra, insomma qualche richiesta ulteriore, qualche approfondimento. Io non ho chiesto da niente lo spazio delle domande, però ve lo do adesso se avete qualche approfondimento, qualche cosa da chiedere. E volevo anche aggiungere che con Alessandra è nata una collaborazione, quindi siamo quindi ogni anno ci saranno specialisti nuovi. L'anno scorso c'è stata la dottoressa Altamura che continua la collaborazione, quindi su richiesta noi organizziamo dei piccoli gruppi per il trattamento e per la gestione dell'ansia, quindi nel tempo poi a seconda delle richieste attività